Buongiorno ragazzi, appena finito di preparare l'attrezzatura, tardi caricherò la macchina perché questa notte si parte per Gallo Matese, una diga che conoscono in tanti, forse tutti, me compreso. Quindi la strategia di pesca sarà ben precisa. Infatti porterò tutti e tre i gusti di caso per carp, Yellow Fruit, Trilogy e 666, tutti da 20 mm, alla quale, manca a dirlo, ho aggiunto qualche spruzzata di Over Sweet diluito in acqua. Alla posturazione andrò ad aggiungere qualche manciata di mais bianco della linea Total White di Black Hook e qualche manciata di pellet da 6 mm del gusto Trilogy. I rispettivi inneschi saranno da 20 mm, bilanciate perché comunque essendo una diga il fondale è duro, quindi non c'è poi così tanto morbido, quindi niente che possa precludere l'utilizzo delle bilanciate, alla quale comunque andrò a spruzzare un po' di pusher dei loro rispettivi gusti. Spero di divertirmi perché l'obiettivo sarà quello di portare a guadino più carpe possibili. Ci vediamo domani mattina. Prima carpa della giornata di Gallo Matese, 666, 5-6 kg, una più piccola, ho fatto 2 kg, l'ho rilasciata subito, speriamo di continuare così. Con la carpa di Gallo Matese, le Yellow Fruit, in pratica sono già partite tutte e tre le carne con tutti e tre i gusti. Sesta partenza della giornata, purtroppo quella prima si è slamata, però in circa 40-45 minuti tre pesci consecutivamente, quindi speriamo di continuare così. Ma che pesciaccio! No, no! Continuano a mangiare, purtroppo la taglia è quella che è, questa Trilogy, se continuiamo così sarò costretto a non regalare. Comunque mi sto divertendo. Questa carpa è un pochino più grossa, ma veramente di poco. Trilogy, hanno continuato a mangiare fino all'ora di cena, poi insomma porto le canne per dormire un po'. Questa mattina ho ripreso a mangiare, una l'ho persa, una l'ho presa, quindi aspettiamo come ieri si facciano vedere le gambe. Per ora è la carpa più grossa, non grossissima, 666. Altra piccola carpa, Yellow Fruit. La sessione è finita, le carpe ne ho fatte veramente tante, purtroppo è mancato il peso, tolte due o tre carpe più discrete, le altre erano veramente piccole. Durante la sessione ho anche cambiato i terminali, portandoli da 20 a 26, ma il risultato sì è stato prendere qualche carpetta in meno, ma la taglia non è che sia aumentata. Forse anche per la scelta obbligata del posto, del lago, perché comunque sono venuto nella parte bassa. Infatti le canne erano posizionate dai 3 ai 4,20 m, che era la parte più profonda di questa porzione di lago. Il lago è divertente, il contesto è bellissimo. Purtroppo, come detto, è mancato il peso, ma il divertimento c'è stato e va bene così. Ci vediamo nel prossimo video. Mentre smontavo l'ultimo piccolissimo regalo di Gallo Matese, purtroppo è andata così.